professore. Buongiorno. Ok, che materia insegna? Io insegno discipline plastiche e scultore. Della sua materia, che cosa si fa? Tante cose inerenti ovviamente alla scultura e alle sue applicazioni, quindi dall'uso di materiali allo studio anche della scultura nei secoli, nelle attività attuali e tante tante altre cose. Che materiali usate durante le vostre ore? Durante le nostre ore, se siamo al biennio, al primo biennio, usiamo la plastilina e la scagliola. Nel secondo biennio, invece, nel quinto anno, si cerca di utilizzare il maggior numero possibile di materiali compatibilmente con quello che può essere l'uso che se ne fa a scuola e la sua manipolazione, ecco. Quanto costruisci con i suoi studenti? Beh, innanzitutto il rapporto non lo costruisco io, ma lo si costruisce insieme. E quindi bisognerebbe chiederlo anche a loro, per essere equanimi. Però lei come li vede? Come sono questi studenti? Beh, sicuramente tanto diversi da quando lo eravamo noi, sotto alcuni aspetti. E sotto altri aspetti invece completamente uguali. Ci parli più di questa differenza tra studenti, diciamo così? La differenza è che è cambiato il mondo da quando noi eravamo studenti. Il mondo è molto più complesso, secondo me. Per quanto riguarda pericoli, per quanto riguarda quello che si può incontrare nella vita, esistevano anche quando eravamo giovani noi. La percezione che se ne ha adesso però è di maggior difficoltà. Ecco, diciamo. Parlando appunto della sua materia, che cosa ha? Tutto, perché quello che mi piaceva già da studente fare a scuola, e non ho fatto altro che protrarre praticamente questa attività per tutta la mia vita. Invece nel suo modo di insegnare, per trasmettere la sua passione agli studenti, come si approccia con loro? Come mi approccio con loro per trasmettere? Ma essere più naturale possibile, guarda.